Allora, il periodo di vacanze e nei cassonetti troviamo tanta carta e tanta plastica che ci fa sognare su nostre possibili vacanze di quest'estate. Anche qui facile risalire a chi ha sversato carta e plastica anziché nelle campane della RD nel cassonetto del non riciclabile. Quindi vedete, anche qui è facile. Notiamo poi che sempre in questo cassonetto c'è chi si libera di cosiddetti ingombranti. Lì c'è una cornice di un quadro anche abbastanza grandicello che avrebbero dovuto portare all'isola ecologica o consegnare alle nostre isole mobili che sono presenti nelle varie piazze di questa circoscrizione secondo un calendario settimanale. I colleghi della Polizia Municipale stanno lavorando sullo stesso capitolo e ora ci aiuteranno a fare che cosa? Andranno su dall'utente che si è reso passibile di questo illecito, lo sversamento di rifiuti riciclabili dentro un cassonetto del non riciclabile, quindi violazione dell'articolo 3 e 5 dell'ordinanza 306, e andranno a multarla in diretta oppure in differita laddove l'utenza non sia ancora attiva in questo momento. Ecco, questo è l'aiuto che la Polizia Municipale ci può dare a noi di ASIA, anche quelli aventi il titolo di ispettori ambientali, ai fini della repressione degli illeciti conferimenti. Come vedete, questo è un conferimento sicuramente domestico, dove chi ha conferito che errore ha fatto. Allora, tutti i vestiti usati che ha dismesso avrebbe potuto conferire in un cassonetto che sta appena dietro l'angolo della piazza, dove c'è il nostro mezzo di ASIA. Quindi questi li potremo riportare qui. Poi ci sono tutte le plastiche, vedete, che tranquillamente potevano essere conferite appena alla campana gialla qui vicino. Lo stesso dicasi per le plastiche, vedete? Cioè, di materiale veramente non riciclabile io non ne sto trovando affatto, cioè sono tutti materiali assolutamente riciclabili da questa busta conferita. Per cui vi rendete conto che questo cassonetto fondamentalmente è pieno di rifiuti riciclabili. Allora, in questo caso, se avessimo rilevato una traccia importante che ci consentiva di risalire all'utente, saremmo potuti andare a multarlo direttamente. Ok, vedete? Cioè, alla fine di tutto quanto conferito, noi stiamo facendo questo. Carta, plastica e vestiti. E dentro che c'è rimasto? Praticamente nulla. Quindi questo cassonetto noi lo possiamo praticamente azzerare. Ok? Ora vi faccio vedere un caso in cui è facile trovare anche il trasgressore, va bene? Vedete tutta questa carta? Da chi è stata conferita secondo voi? Ci sono tanto di numeri che danno la coda. Vedete? Bisogna andare a risalire che cos'è il DTC. Stiamo parlando ovviamente, anzi il DTO, perdonate, stiamo parlando di un laboratorio, quindi uno studio medico che fa delle visite. Ecco, prendiamo questi campioni, facciamo delle foto dedicate e sarà facile andarla a sanzionare secondo l'ordinanza la 306, la multa prevista per aver messo rifiuti riciclabili in un contenitore di rifiuti non riciclabili è di 500 euro. Questo è un altro punto dove noi stamattina abbiamo chiesto ai nostri raccoglitori di non prelevare il rifiuto che era stato abbandonato ai piedi delle attrezzature per la raccolta differenziata. Vedete, tra l'altro a volte ci troviamo anche con atti di vandalismo. Qui il cupolino della campana purtroppo è stato asfaltato, è un cupolino metallico, non sappiamo se per la vendita o per qualche vandalismo gratuito. Ecco, l'analisi del contenuto di queste buste ci dà poi delle indicazioni molto chiare. Qui stiamo parlando sicuramente di un parrucchiere, di un centro estetico, delle vicinanze. Anche in questo caso facilmente siamo riusciti a risalire all'utenza commerciale responsabile di non aver differenziato. Nel senso, guardate qui, queste sono plastiche, giusto per far vedere cosa poteva differenziare. Tutte queste plastiche le poteva tutte quante riciclare, così come dall'altra parte avrebbe potuto riciclare tutta questa carta. Ok? Per non dire poi di una cosa che è ancora più importante, allora quando parliamo di lamette parliamo di un rifiuto speciale che deve essere istradato in un circuito specifico
okay, che non è trattato dall'azienda di igiene urbana della città, ma deve essere legato a un contratto privato. Quindi questa è una trasgressione molto ma molto pesante. Anche Fiorenzano, eh? Sì. Vabbè, poi diciamo senza, anche qui, senza dire dell'utenza, diciamo che parliamo di un'utenza commerciale di una pizzeria. Okay? E anche qui, vedete, hanno mischiato plastiche buone riciclabili insieme con residui di umido, che hanno i loro bidoncini queste utenze, quindi potevano fare le plastiche, le carte, vedete, l'umido indifferenziato in questa cosa qua, praticamente, scusate l'immagine, ma è solo questo, un assorbente, vedete? Quindi questo esercizio ci dimostra quanto materiale riciclabile, che potrebbe anche portare alla vendita di materiale, quindi a proventi per il comune, viene assolutamente disperso in illeciti conferimenti che non rispettano per nulla le regole della differenziazione dei rifiuti e l'obbligo della differenziazione dei rifiuti. Siamo in grado anche di risalire al semplice cittadino. Qua per esempio stiamo parlando di un'utenza privata che ha conferito, si vede, è andato a una cerimonia, ha preso il suo bravo bouquet, ha lasciato qualche indumento intimo in giro e poi tantissima, vedete, tantissima carta buttata insieme ad altri rifiuti. E poi c'è una bella bolletta della TIM dalla quale noi risaliremo tranquillamente al responsabile.